Come nasce il teatro? Gli studiosi contemporanei più autorevoli hanno spinto le loro indagini sino ai riti religiosi delle tribù primitive. In particolar modo hanno studiato le danze sacre e le pantomime rituali, nelle quali lo stregone interpreta la parte del dio. Si è rintracciata l'origine del teatro nel momento in cui i partecipanti al rito scoprono il gioco, ovvero si rendono conto che quello che hanno davanti non è un vero dio, ma la rappresentazione del dio stesso. In questo passaggio dal divino all'umano, in questa recitazione racconto delle gesta del Dio, si può rintracciare veramente quale sia l'origine del teatro. Il teatro greco è il primo che si eleva a forma d'arte nel senso più pieno e gli stimoli contenuti nelle opere dei drammaturghi del V secolo non sono ancora esauriti, grazie alla vitalità e alla profonda verità delle opere umane rappresentate. La storia del teatro greco è la storia dell'ascesa, dello splendore e del declino, di una grande cultura di ispirazione democratica che ha visto contemporaneamente la massima fioritura dei tre tragici dell'antichità, Eschilo, Sofocle ed Euripide. L'origine del teatro greco è strettamente collegata al culto del dio Dionisio, ai cori di tirambici che ne celebravano il supplizio tra canti scatenati, accompagnati da nacchere, tamburi e sonagli di bronzo. Il passaggio dal coro di tirambico alla tragedia vera e propria pare sia stata opera del leggendario poeta Tespi, che introdusse il primo attore. Però ciò comportò una complicazione dell'azione drammatica, oltre a progressivi mutamenti dell'area della rappresentazione, che era adibita in uno spiazzo vicino al tempio del dio Dionisio, con gli spettatori disposti a cerchio. Dunque si arrivò alla costruzione di quegli edifici in pietra, la cui forma era sgradinate semicircolari disposte sul declivio di un colle. Una cosa difficile da rivivere è il coinvolgimento religioso e politico dell'intera comunità, che si realizzava nel teatro ateniese classico. Il fatto cioè che le rappresentazioni teatrali fossero davvero qualcosa che riguardava la città-stato nel suo complesso e tutti i cittadini liberi. Il primo grande autore tragico greco fu Eschilo, a lui si deve l'introduzione del secondo attore. Sofocle portò a tre il numero dei personaggi, ma soprattutto sviluppò l'azione drammatica rendendo dinamica la rappresentazione dei caratteri che in Eschilo soffrivano ancora di una psicologia piuttosto rigida. Altro autore tragico è Euripide, di poco più giovane di Sofocle. L'unico dramma satiresco giunto fino a noi per intero è proprio di Euripide e si intitola Il Ciclope. Il teatro romano nasce su imitazione di quello greco, con l'apporto fondamentale degli Etruschi. A Roma viene a mancare l'idea che il teatro possa avere una funzione di luogo di incontro nella società civile e politica. Infatti, il mondo romano tenderà di più a guardare la dimensione spettacolare che nella sua accezione più mondana. Dal primo secolo avanti Cristo in poi, nel teatro romano si videro delle forme teatrali drammatiche minori, tra cui la farsa, la tellana e il mimo. Il termine mimo serviva per identificare tutte le altre forme teatrali, prendeva spunto nelle sue opere da alcune scene della vita quotidiana, ma con un tono ironico. Per i cristiani non era tanto apprezzato per via del suo carattere sregolato.
Un altro genere teatrale che riscosse molto successo era chiamato il pantomimo. Esso per molti aspetti ripercorreva il balletto moderno e quindi raccontava delle storie appunto attraverso la danza. I temi venivano spesso ripresi dalla mitologia o dalla storia e invece gli spettacoli più licenziosi venivano rappresentati da attori più professionisti. Infatti erano raggruppati in delle compagnie chiamate greggi e queste compagnie erano chiamate così dai romani in modo dispregiativo e c'erano anche le donne che lavoravano e la loro professione era considerata infamante e le loro condizioni di vita molto misere. Il teatro romano si differenzia da quello greco per la presenza di una scena e fronz molto più profonda e più bassa. L'orchestra viene dimezzata ad un semicerchio ed è chiusa da un muretto che appunto permetteva la rappresentazione ai giochi di acqua e di gladiatori, mentre lo sfondo era un unico pezzo maestoso, molto alto, che aveva degli ornamenti, delle porte e quindi era una cosa molto maestosa. Il teatro romano a questo punto non viene più costruito vicino ad una collina, ma su un terreno pianeggiante. Nel IV secolo d.C. il teatro romano raggiunse il culmine della sua popolarità, ma già con l'opposizione della Chiesa cristiana presto verrà schiacciato del tutto, eliminato dopo che Teodosio fece diventare la religione cristiana una religione di Stato. Nel 398 d.C. il Concilio di Cartagine decretò che chiunque andasse a teatro nei giorni festivi sarebbe stato scomunicato. Inoltre impediva i sacramenti agli attori se non rinunciavano alla professione. Ma il crollo definitivo del teatro romano non fu solo a causa della Chiesa, contribuirono anche le invasioni barbariche e il definitivo crollo dell'Impero romano. In quasi tutte le città cadono i teatri, cadono i luoghi o le sedi in cui si veneravano i demoni. Questa è una frase di Sant'Agostino, di fine IV secolo. La passione è l'elemento perturbante che rende uno spettacolo un pericolo mortale, perché va contro le idee di continenza e dominio delle passioni che erano la prerogativa di ogni buon cristiano. Per contrastare tale pericolo, prima la cultura cristiana e poi la Chiesa, intesa come organizzazione politica e dottrinale, misero in atto un'enorme campagna ideologica di demonizzazione dello spettacolo e dei suoi interpreti. E quindi ciò che resta della tradizione del teatro classico sono solo quei germi della teatralità in cui sono portatori i mimi, gli istriones, i musici, i giocolieri, i saltimbanchi, girovaghi che mantengono in vita alcuni elementi di professionalità e abilità che in qualche modo appartengono all'universo del teatro e dello spettacolo. Tuttavia, questo solo nelle strutture sociali, perché nella vita quotidiana di tutti i giorni l'istrione o il musico sono figure ricercatissime e presenti anche nei banchetti dei potenti o degli ecclesiastici e anche negli stessi riti religiosi. Una sorta di paradosso, una figura ricercata come oggetto di intrattenimento e relegata poi nelle pieghe del tessuto sociale, fino a perdere addirittura quelli che oggi noi chiameremmo i diritti civili. La Chiesa utilizzerà molto l'arte teatrale, sia in riti religiosi che in drammi liturgici, fino ad istituire anche delle corporazioni chiamate le gilde. Tutto quello che era l'arte teatrale del Medioevo scomparirà poi nel Cinquecento, fino ad arrivare al regno di Elisabetta I, quando proibirà addirittura il dramma liturgico. Successivamente il Concilio di Trento ritiene il dramma liturgico addirittura pericoloso. Lo sviluppo di un teatro professionale in Italia e in Europa lo si deve principalmente alla commedia dell'arte. Le due caratteristiche principali di questo genere erano l'improvvisazione e personaggi fissi.
Gli attori partivano da un canovaccio sulla base del quale improvvisavano. Il dialogo e l'azione. Ogni personaggio recitava sempre lo stesso personaggio. Le commedie rappresentavano soprattutto storie d'amore, intrighi, travestimenti ed equivoci. I caratteri fissi dei personaggi erano gli innamorati, i vecchi e i servitori. Gli attori non improvvisavano il loro gioco scenico, come comunemente si crede, bensì pescavano nel loro ricco ed eclettico repertorio gestuale e verbale, stratificatosi nel corso della loro carriera. Quello della pura improvvisazione della commedia dell'arte, insomma, è un mito da sfatare. Questo teatro non entusiasmò soltanto il pubblico delle piazze, ma anche quello dei palazzi, per cui ben presto i comici italiani furono chiamati presso le corti d'Europa, ed in particolare presso la corte francese, dove, dopo circa un secolo di nomadismo, le migliori compagnie trovarono una sede stabile, assumendo il nome di Comédie Italienne. Comincia così quel processo di francesizzazione che gli studiosi vedono come una delle cause principali del declino inesorabile che porterà la commedia dell'arte in un vicolo cieco di formule vuote e ripetitive. Di poco posteriore alla nascita della commedia dell'arte è la manifestazione di un fenomeno teatrale altrettanto vitale in Inghilterra, poiché esso conosce la sua massima fioritura del regno di Elizabeth I. Nella seconda metà del Cinquecento viene ricordato come Elizabethan Theatre. È su questo terreno che si sviluppa fino a raggiungere vette irraggiungibili, il genio di Shakespeare. Massima espressione di un periodo particolarmente ricco e creativo della storia del teatro, intesa sia come produzione di testi drammatici che come evoluzione delle strutture e delle espressioni sceniche. Il teatro elisabettiano è una realtà di compagnie di professionisti che agiscono in teatri pubblici sotto la protezione di nobili, producendo spettacoli destinati ad una fruizione vasta ed eterogenea. Un Vagabond Act del 1531 aveva assimilato, come avveniva per i giullari, gli attori inglesi ai mendicanti. Per aggirare questo atto che li poneva al di fuori della società, gli attori girovaghi si ponevano al servizio di un qualche grande signore. Per quanto riguarda lo spazio scenico, i teatri erano costruzioni ottagonali, circolari o quadrate, con tetti di paglia, che coprivano le pareti laterali, mentre la zona centrale rimaneva a cielo aperto. Il palcoscenico era il risultato di una fusione tra la scena classica italiana e la scena multipla medievale. Si trattava infatti di un palcoscenico aggettante, detto palcoscenico a grembiule, che si prolungava oltre l'area tradizionale, fino ad occupare circa metà dello spazio della sala. Attore secondario di una compagnia, William Shakespeare comincia a scrivere le sue prime opere con la compagnia del Lord Chamberlain. Il terzo periodo della sua produzione drammatica è quello delle grandi tragedie come Hamlet, Otello e Macbeth, in cui passa da una tematica storico-drammatica, storico-classica, ad una indagine più serrata sull'uomo e alla messa in nudo dell'irrazionalità della realtà. Mai nessuno prima di lui e pochi dopo si erano spinti così avanti nello scandaglio dell'animo umano. I personaggi maschere nella commedia dell'arte avevano all'origine una precisa corrispondenza nel mondo della realtà. Ad esempio, il dottore, il magnifico, il capitano e lo Zanni rappresentano queste forze. Ovvero, il denaro, la conoscenza, le armi e la forza lavoro. Tuttavia nel Seicento questi personaggi si erano sempre più allontanati da questa società. Le maschere e i costumi apparivano artificiali e la commedia era finita nel lazzo e nella battuta volgare. Nel Settecento nasce Goldoni. Goldoni fu un fine osservatore del mondo ed anche un esperto conoscitore delle potenzialità comunicative del teatro. Egli percepì l'esigenza del pubblico borghese di vedere rappresentati i sentimenti, la quotidianità e quindi la realtà. Capì che la tragedia e il dramma pastorale non sempre assolvevano a questo compito. Per questo Goldoni apportò una modifica graduale. La prima novità fu una parziale innovazione del canovaccio attraverso la stesura di dialoghi scritti per i personaggi principali. Goldoni però lasciò lo spazio all'improvvisazione, alle acrobazie e anche ai lazzi, alle maschere.
L'ultimo atto di questo processo di trasformazione è l'eliminazione completa delle maschere. L'abolizione delle maschere del canovaccio e l'introduzione del copione vengono considerate le novità della riforma. Dal punto di vista letterario, l'opera di Goldoni ricerca verosomiglianza ed equilibrio. Gli intrecci, stereotipati e ripetitivi, spesso incoerenti, vengono sostituiti da trame aderenti al vissuto del pubblico. I personaggi acquistano personalità e sono tanto più verosimili quanto più sono unici e sfaccettati. Il Novecento si apre con la rivoluzione copernicana della centralità dell'attore. Il teatro della parola si trasforma in teatro del gesto, dell'azione fisica, dell'emozione interpretativa dell'attore, con il lavoro teorico di Stanislavski e dei suoi allievi, soprattutto Mejercold. Il Novecento apre anche una nuova fase, che porta al centro dell'attenzione una nuova figura teatrale, quella del regista, come il superattore per tutto il XIX secolo. Con il teatro contemporaneo, la figura del regista teatrale diventa preminente. Anche in passato le rappresentazioni avevano avuto bisogno di una direzione, ma il ruolo principale spettava sempre al primo attore o all'autore dell'opera. Con tutte le differenze che sono emerse nel corso di più di un secolo nell'affrontare una messa in scena, questa nuova conquista fa da minimo comune denominatore di tutte le tendenze e i generi. La messa in scena non è più una copia della realtà, ma una sua sintesi, una trasfigurazione. Uno dei primi personaggi ad introdurre questi nuovi elementi fu lo scenografo svizzero Adolf Appia, disegnando scene schematiche e suggestive, e austere. Con l'affermarsi delle avanguardie storiche, come il futurismo, il surrealismo ed il dadaismo, nascono nuove forme di teatro, come il teatro della crudeltà di Artaud, la drammaturgia epica di Brecht e, nella seconda metà del 1900, il teatro dell'assurdo di Beckett e Ionesco, i quali determinarono una nuova via al teatro introducendo una nuova visione della messa in scena. Contemporaneamente, in Italia domina le scene la commedia di Luigi Pirandello, il quale, donando una visione introspettiva ai personaggi, trasforma il dramma borghese in dramma psicologico. Nel secondo dopoguerra, il teatro occidentale si arricchisce di nuovi stimoli. Torna ad assumere grande importanza sia il gesto che l'azione fisica dopo un periodo del teatro della parola. Si sviluppano metodi che mettono l'accento sull'emozione interpretativa dell'attore. La ricerca degli anni 60 e 70 tenta di liberare l'attore dalle tante regole della cultura in cui vive per mettersi in contatto con la propria natura istintiva. L'obiettivo di perfezionamento dell'arte dell'attore diventa insieme un momento di crescita personale. La priorità di uno spettacolo e la presenza di un pubblico diventa in alcuni casi una componente del teatro e non il teatro stesso. Il lavoro dell'attore comincia molto prima. L'influenza di questi maestri sul movimento teatrale del dopoguerra è immenso. Basti pensare al teatro, all'Odin Theater di Eugenio Barba, o al teatro fisico del Living Theater, o al teatro povero di Grotowski.